buongiorno. Ciao, tu. Dove vai, Luigi? Pensiero al Signore per ringraziarlo. Ecco, chi è credente può unirsi alla preghiera, chi non è credente sarà in silenzio e penserà a quello che desidera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La venuta del tuo Figlio illumina i nostri cuori, riscaldi i nostri cuori e procura a noi il necessario alimento per tutti i giorni della nostra vita. Tu sei Dio e regni nei secoli dei secoli. Amen. Faccio tanti auguri di buon Natale, grazie per essere venuti, vi auguro di trascorrere ecco un'ora serena e tranquilla. Io, anche se non potrò restare per il pranzo, ho scelto ecco, di passare qui per farvi gli auguri della città. Un anno molto difficile questo che abbiamo attraversato e Natale serve per trovarsi insieme, per non essere più soli, per condividere sia le gioie sia i pensieri, le preoccupazioni, e farlo insieme aiuta un po' ecco, anche a portarli con meno peso. Quindi gli auguri miei naturalmente a tutta quanta la città perché il 2015 sia un anno migliore, che veda una ripresa, la possibilità di trovare un lavoro che aiuti a conquistare la propria autonomia e la propria dignità. Intanto oggi si sta insieme qui in questo luogo magnifico, quindi buon Natale, buon anno. Questo è per il dolce, diciamo, di dopo, è un piccolo segno soltanto per condividere questa mensa qui nella casa di come va? Di Don Marcello, ha messo l'acqua tra i cittadini. Vino? Buon Natale. Anche a lei? C'è stato la gente qua in sedere, si parte un po' di fortuna. Ma tanto le altre, buoni a tutti. Grazie tanto. A lei. Benvenuto a Salvo Lazzara.
mi auguro che voi vi siate trovati bene qui nella casa del Vescovo, che poi è la casa di tutti. Un grazie a quelli che hanno donato i viveri, le vivande, i panettoni e altro. Un grazie ai volontari che si sono adoperati per servire, per predisporre, per preparare, quelli che hanno preparato il pollo e tutte le altre cose che stiamo mangiando e che mangeremo ancora. E un grazie soprattutto al Signore che ci dà vita, che ci riunisce e che ci accompagnerà con la sua presenza. Mio fratello. Maria, ciao. Come devo arrivare?